Ci troviamo sul luogo in cui sorgerà un giardino multivalente che ospiterà varie attività aperte al pubblico. Siamo nella fase della modellazione del terreno. È una fase cruciale perché da essa dipende la struttura del giardino che siamo andati a concepire. È una fase molto delicata, sia per chi lavora sul giardino, sia per la committenza. In questa fase, infatti, il giardino appare come un grande cantiere e si fatica a vedere il disegno del giardino come poi verrà ultimato. In questo periodo è cruciale la presenza del progettista del verde in cantiere. Bisogna infatti andare a guidare le maestranze impegnate nei lavori e gestire gli imprevisti che non possono mancare su un cantiere così impegnativo. Siamo quindi andati a creare 5 grandi gradoni su cui troveranno posto le attività previste dal progetto e siamo poi andati a disegnare sul terreno le aree circolari e i camminamenti che devono andare ad unirle. Stiamo tracciando i sentieri che incassiamo nel terreno e che poi andremo a ricoprire con del telo pacciamante per evitare l'insorgenza di infestanti e alla fine dei lavori andremo a coprire con della ghiaia. I lavori di modellazione del terreno si concluderanno poi con la predisposizione degli impianti di irrigazione e di illuminazione. Andremo cioè a creare degli scavi in cui porremo i tubi che poi, una volta messe a dimora le piante, dovranno essere collegati all'impianto di irrigazione a goccia per gli elementi vegetali e agli irrigatori ad aspersione per il tappeto erboso. Una volta completati i lavori di movimento terra, andremo a porre del telo pacciamante ecologico in ecocanapa nelle aree che devono ospitare le piante. In questa maniera andremo ad evitare fenomeni di erosione localizzati che possono avvenire a causa di piogge torrenziali nei primi mesi dopo la creazione del giardino ed eviteremo l'insorgenza delle malerbe nei primi 2 o 3 anni necessari affinché le nostre piante abbiano colonizzato l'area che è stata loro destinata. Dopo questa fase ci recheremo in vivaio per andare a selezionare personalmente le piante che abbiamo scelto e deciso di inserire nel progetto. I nostri vivaisti di fiducia avranno preparato le piante sulla base della nostra lista e noi andremo a scegliere gli esemplari che andremo a mettere in questo giardino in particolare. Quindi la prossima fase sarà quella della visita in vivaio e della scelta degli elementi vegetali, a cui poi seguirà la piantumazione e le ultime fasi della creazione del giardino. Seguiteci!